Eccoci ritrovati, la vittoria per 9-0 dell'Avellino in questo allenamento congiunto. Come valuti la tua prestazione e a che punto siete con la preparazione come gruppo squadra? Con la preparazione siamo a buon punto, siamo all'11° giorno e piano piano stiamo prendendo tutti quanti la forma giusta per affrontare poi domenica una partita importante, la prima partita ufficiale. E la mia prestazione è buona, ancora fisicamente mi manca qualcosa, ma piano piano l'acquisirò e sarò al 100%. È quello in cui stiamo puntando tutti in questo momento. Gabriele, buonasera, ben Buonasera. ritrovato. Volevo chiederti, è inevitabile che tu non abbia avuto modo di leggere un po' tutte queste notizie di mercato che ti riguardano. Come stai vivendo questa tua posizione? Ci sono tante squadre a cui potresti finire, però ti abbiamo visto davvero professionista, molto concentrato, anche nel corso del precampionato, prima di arrivare in ritiro, ti sei allenato duramente. Come stai vivendo questa situazione e se insomma c'è qualche novità sul tuo futuro? Ma Grazie. noi calciatori purtroppo in questo momento, soprattutto in estate con il mercato aperto, siamo abituati, quindi ci dobbiamo comportare da professionisti come siamo e dare tutto per la maglia in cui facciamo parte. Poi quello che succede ne parlerò con la società e vedremo. Adesso il campo è quello che mi riguarda. Poi quando finiremo il ritiro, quando sarà, parlerò con la società e vedremo quello che fare. Una curiosità, ti abbiamo visto parlare a fine primo tempo molto con Braglia al centro del campo. Che cosa ti ha detto in quel frangente e che cosa ti sta chiedendo in mezzo al campo il tecnico? No, il mister mi dà molti consigli perché sa che posso dare tanto. Diciamo, lui in mezzo al campo mi diceva dei movimenti da fare per la profondità, perché lì sono un giocatore che può dare fastidio a tutti. Quindi lui mi aiuta molto e mi dà consigli giusti comunque per la mia crescita. Gabriele, lo scorso anno a tratti sembrava davvero che fosse imminente la tua esplosione. Braia parlò di te dicendo: se inizia a sbloccarsi in fase realizzativa, va in Serie A. Cosa ti è mancato eventualmente in quella stagione, anche se forse la prima in un top club, con tutto il rispetto per i tuoi precedenti per questa categoria, e se c'è qualche rimpianto se poi effettivamente la tua avventura con l'Avellino dovesse finire? Naturalmente sì, era un momento che stavo bene, mi sentivo bene e come ha detto il mister, se miglioro lì sotto porta posso fare grandi cose. C'è da dire anche che ho subito molto il Covid, perché dopo che ho contratto il virus ho accusato fisicamente, sono stato male e pure quando ho ripreso a giocare non mi sentivo al 100%, quindi anche quello per me ha fatto tanto. È normale, ci saranno, se dovessi andare via ci saranno dei rimpianti, ma adesso vedremo poi quando terminerà il ritiro, quando la società mi dirà cosa fare. In vista della gara contro la Ternana, come vi state preparando psicologicamente? Certamente magari c'è anche una voglia di rivalsa rispetto alla passata stagione ad affrontare le fere. Sì, sarà una bellissima partita, la prima partita ufficiale, siamo tutti sereni, tranquilli, lavoriamo adesso questi 3 giorni che sono rimasti e la prepariamo nel migliore dei modi, perché comunque è una vetrina importante per tutti. Gabriele, il contratto in scadenza, tra le opzioni per il tuo futuro c'è ovviamente quella del rinnovo e anche magari di poter tornare dopo un prestito all'Avellino per giocarti le tue chance, le tue opportunità. Per il momento sei dell'Avellino e fai parte dell'Avellino, però c'è anche questa opzione, quindi andresti via con uno spirito anche di metterti in mostra per valorizzarti per l'Avellino? Sì, ma io se dovessi andare via darò tutto sempre come ho sempre fatto. Poi spero di andare via e di ritornare con un altro, come diciamo, con un altro atteggiamento, nel senso cresciuto come giocatore, come calciatore e come uomo. Quindi vedremo quello che succederà. Al di là delle dinamiche di mercato, ritornando un po' a quello che è il gruppo squadra di adesso, in avanti è arrivato Plescia, c'è Messina. Come valuti questi due giocatori e come ti troveresti bene, o meglio, ti troveresti bene in campo con loro? Perché ti abbiamo visto adesso in campo con Santaniello, già anche contro il Campobasso, hai fatto molto bene con Emanuele al tuo fianco. Sì, sono due giocatori che sono arrivati da poco, si stanno ambientando benissimo. Messina è giovane e ha ampi margini di miglioramento. Plescia, sappiamo tutti quello che ha fatto l'anno scorso, quindi sicuramente è un giocatore che potrà dare una mano a questa squadra e a questa società. Penso che con Manuele ormai ci conosciamo, quindi mi trovo benissimo. Anche con Vincenzo in allenamento stiamo facendo molte cose insieme e piano piano ci conosceremo anche con lui. Ti abbiamo visto su Instagram dare il benvenuto a Sbraga, se ce lo puoi presentare, perché insomma abbiamo visto un po' il pool dei romani, se vi si può definire così, tra cui anche Pellegrini e Sharawi, dare messaggi insomma, di grande entusiasmo per questo approdo di Sbraga all'Avellino.
che tipo di difensore, tu che sei un attaccante, che i tifosi dell'Avellino devono aspettarsi? Sì, Braga lo conosco da un po' di anni perché l'estate ci alleniamo insieme da un preparatore che ci segue, quindi lo conosco da tanti anni, è un ragazzo eccezionale. Lui è un difensore che gli piace la palla, piace uscire, impostare, quindi l'Avellino ha fatto un grande acquisto perché può dare tanto anche lui. Perfetto. Ok, termina qui allora la conferenza stampa di Gabriele Bernardotto. Ti ringraziamo grazie. La presenza e per i telespettatori di Prima TV rimanete collegati perché a breve ci sarà Notte Ritiro dove andremo ad approfondire un po' quella che è stata l'allenamento congiunto di questo pomeriggio contro una rappresentativa locale. A tra poco.